Ragazzi, informazioni ufficiali attendibili al 100%. Stamattina ero con a colazione con Beretto Oliveira, un giornalista che lavora per il Cagliari, quindi tutta gente che è inserita. E sono molto amici di Tancredi, che Tancredi è uno dei migliori amici di Chiellini, perché avevano lavorato assieme a Livorno. Quindi, comunque, in pratica la ricostruzione è questa: tutto vero quello che è successo nello spogliatoio. Tra primo e secondo tempo della finale di Champions, dove Bonucci ha preso schiaffi di Dybala e si sono create una sorta di fazioni nello spogliatoio in quel momento. In pratica hanno difeso Dybala, Mandzukic, Barzagli. Barzagli è andato contro Bonucci, mezzo parapiglia. Alves è andato via per quel motivo, perché ha detto che sono veramente scene ridicole e quindi comunque. Ha subito preso la palla al balzo e è andato via, e invece la cessione di Bonucci è praticamente nell'immediato post Cardiff è già stata decisa dalla società. Allegri nel rinnovare il contratto ha detto lui o me, la Juve ha scelto Allegri, perché come sempre davanti a queste cose la Juve, prego, grazie, arrivederci. Non si sente mai ostaggio di un giocatore, anche se può essere un campione. E il problema è che Bonucci, comunque essendo uno di grande personalità, è abbastanza comunque un figlio di puttana da questo punto di vista. Gli ha detto: ok, mi volete cedere? Va benissimo, vado via. Però non dove dite voi, perché la Juve lo voleva vendere all'estero guadagnandoci anche un 10 milioni in più. Lui ha detto: se mi volete cedere, visto che avete fatto la vostra scelta, e lui la vede come una sorta di mancanza di conoscenza per quello che ha dato in questi anni, va bene, io vado al Milan o all'Inter. Vado in Italia, le uniche due società che mi possono comprare e mi possono dare l'ingaggio che voglio io sono Milano o Inter. Decidete voi, questa è la ricostruzione. Ovviamente la Juve, per evitare mica ancora di più uno scandalo, cioè venderlo proprio all'Inter, ha deciso di venderlo al Milan e ha accettato, diciamo, le condizioni che gli ha portato Lucci, che è il procuratore di Bonucci, di un'offerta da 40 milioni di euro. Questa è proprio la storia, come è andata, la dinamica reale. Ciao. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, come sapete, io non considero i giocatori traitori se passano da una maglia, da una squadra all'altra, anche se questa squadra è rivale storica. Quindi vale per Higuaín alla Juve, Pjanic alla Juve, Bonucci al Milan, come Ibrahimovic alla Juve, al Milan, all'Inter, Davis, Inzaghi, Ancelotti, insomma, ce ne sono Capello, ce ne sono stati tantissimi tra giocatori e allenatori che hanno cambiato maglia qui in Italia. Adesso ci si scandalizza, però prima del 2006 era quasi prassi, cioè prassi, era più spesso c'erano questi scambi tra squadre rivali. Negli ultimi anni solo uno o due ogni tot di anni succede, e vabbè, ci si scandalizza secondo me per il cazzo. Si considerano i giocatori traditori, io li considero professionisti che fanno una scelta professionale perché a loro delle rivalità storiche tra tifoserie, tra squadre, tra società, non gliene frega un cazzo. Loro guardano l'ambizione propria, il progetto che gli viene presentato, i soldi, gli stimoli, perché Bonucci è andato al Milan per stimoli, perché alla Juve, ripeto, il gap, lo step che doveva fare era vincere la Champions League per vincere qualcosa di più rispetto a quello che ha vinto con la Juventus. E sa che è andato vicino due volte su tre negli ultimi 3 anni e non ci è riuscito. Quindi è andato in una società, in una squadra che ha l'ambizione di tornare a vincere in Italia quantomeno. Quindi ha cambiato stimoli, okay? Ha cambiato obiettivi, perché sono cambiati gli obiettivi della squadra dove è andato. Ma non voglio parlare di questo, cioè, i traditori secondo me ci sono nel calcio, ma non sono perché cambiano squadra e vanno nella squadra rivale, storica. I traditori sono quelli che, come avete sentito dall'audio, che uno, ripeto, può crederci o non crederci, libero di fare quello che vuole. Però i traditori nel calcio sono quelli che si comportano male, ok, verso i propri tifosi. E verso i propri, soprattutto, compagni, verso i propri compagni con i quali, insomma, si allena, lavora per 9 mesi per raggiungerlo, cercare di raggiungere determinati obiettivi. E quelli, secondo me, sono i veri calciatori traditori, giocatori traditori.
Adesso molti, ripeto, dicono, ma se secondo te è vera, secondo me no, quant'altro. Assolutamente, ognuno può avere la propria idea su quest'audio. Io semplicemente vi stilo un po' di cose, poi ognuno tira le proprie conclusioni. Tra l'altro ho scritto SQL, ad esempio, ha creato un'applicazione e ho scritto un articolo per lui, se volete andarlo a leggere. Non è ancora uscito, probabilmente uscirà in giornata, proprio su Bonucci con scritto Cardiff alla punta dell'iceberg, o dell'iceberg, come cazzo volete dirlo. Sì, perché non è solo Cardiff. Cardiff è l'emblema, Cardiff è la punta dell'iceberg, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Uno può sapere o non sapere, può crederci o meno di quello che potrebbe essere successo in quel cazzo di spogliatoio, però è successo qualcosa prima. Perché? Perché tutto è partito da Juventus 4, Palermo 1, quella reazione al gol preso contro Palermo di Allegri, Bonucci che va in spogliatoio a cercarlo, gliene dici tutti i colori, qualcuno dice che sono quasi arrivati alle mani. Allegri e la società giustamente poi decidono di mettere Bonucci in tribuna a Oporto. E quella tribuna Bonucci non l'ha mai digerita, non l'ha mai presa in considerazione come insegnamento e educazione, ma l'ha presa come umiliazione. Poi non so cosa è successo negli allenamenti dopo, se è successo qualcosa anche negli allenamenti, in spogliatoio, prima delle partite e quant'altro, questo non lo sappiamo. Poi Cardiff è l'emblema perché è quella più eclatante. E poi siamo appunto arrivati a Cardiff, che uno ci può credere o meno, però ha visto un atteggiamento freddo quando lui è tornato dalle vacanze, giovedì. Ho visto un po' di parte di allenamento, Bonucci col muso lungo non solo nei confronti dell'allenatore ma anche di alcuni giocatori. E io penso che, come ho detto ieri, il fatto di non essere, cioè di non poter essere capetto in una squadra dove ci sono tanti giocatori veterani, la scelta insomma, che ha inciso può essere anche quella, può essere però anche, come ho detto anche qua, il fatto di aver rotto qualcosa con i veterani, con quelli che, con i quali ha sudato, ha vinto e ha perso. Intendo soprattutto Barzagli e Chiellini, perché girano voci che con Barzagli e Chiellini si sia inclinato qualcosa. Vabbè, l'atteggiamento freddo, come ho detto, di giovedì, ieri l'ufficialità, il saluto di Buffone basta. E io mi ricordo che ci sono stati vari saluti, anche a Dani Alves, ad esempio, sono stati in pochi a salutarlo. Bonucci 1 e basta, il capitano, perché comunque ha vissuto tante esperienze con Bonucci in nazionale, alla Juventus in nazionale continueranno di sicuro a viverle almeno per un anno al massimo, penso. Però quello che poi appunto è successo dopo l'ufficialità, che molti dicevano vabbè, aspetteranno l'ufficialità per scrivergli tanti messaggi, di fatto solo Buffon gliel'ha scritto. E secondo me non si è rotto qualcosa con Dybala e basta, o con Allegri, ma si è rotto veramente qualcosa con la retroguardia con la quale ha lottato per 7 anni. Con 6 anni, perché poi è arrivato Barzagli, quindi con non tanto Buffon, ma con Barzagli e Chiellini, secondo me si è rotto qualcosa. Tant'è che poi Barzagli e Chiellini hanno cambiato la foto su Instagram mettendo la foto dello scudetto, ad esempio, della Juventus. Perfetto. Detto questo, se è vero questo, caro Bonucci, sei un grandissimo pezzo di merda. Perché tu lì hai tradito non solo i tuoi ex compagni che hanno lavorato e combattuto con te per raggiungere quel cazzo di obiettivo, ma soprattutto i tifosi. I tifosi che aspettavano quella cazzo di coppa da anni, che hanno visto un primo tempo alla pari con il Real Madrid e un secondo tempo indegno, perché da quello che emerge, per colpa soprattutto tua. Perché
Io, ripeto, non ti considero traditore, uomo di merda per quello perché sei andato al Milan, perché è la tua professione, è il tuo lavoro, è giusto che lo fai. Va bene. Ti considero uomo di merda per quello, perché hai mancato di rispetto a noi. Perché sì, lì ci hai traditi davvero, con la nostra maglia in una partita che contava davvero per noi, che aspettavamo quella coppa da anni. E finalmente un anno che ce la giochiamo alla pari un primo tempo con Real Madrid, fai quella sceneggiata di un quarto d'ora. Lì non ti sei dimostrato professionista. Quelle cose le fanno in terza, seconda, prima categoria, non in Serie A, in Champions League, in finale di Champions League, quando c'è una partita che dietro si trascina non solo 9 mesi, ma anche 3, 4, 5, 6 anni per arrivare a quella partita. Senza calcolare magari 10 anni, perché è partito tutto dalla Serie B, da Farsopoli. Quello io non ti perdonerò mai. Non il tuo trasferimento al Milan, che è legittimo, ma quella sera io, come molti tifosi, non ti perdoneremo mai. Questo è giusto che tu lo sappia, perché noi, nei momenti difficili tuoi, anche privati, ti siamo sempre stati vicini. Sempre. Sempre. Quella sera hai tradito tutti noi. Io ragazzi vi auguro buona giornata, però dopo quello che ho saputo ieri da questo audio, che uno può crederci o meno, ma secondo me è vero, perché poi vai a vedere, a notare tutte le varie piccole circostanze e condizioni che sono successe e situazioni, e ti rendi conto che quell'audio è vero al 99,9%. Io ragazzi, dopo ieri sera veramente non il trasferimento l'ho vissuto anche bene, sinceramente non me ne fregava tanto, anche se un po' mi dispiaceva, per carità, ma non ho né insultato i milanisti, né insultato Bonucci e quant'altro per il suo trasferimento, ma dopo quello che ho saputo da quest'audio, che ha confermato quello che, diciamo, pensavamo un po' tutti, ed è stata la conferma, ma in maniera molto più grave, caro Bonucci, non potevi lasciare peggio di così. Quella sera noi non te la perdoneremo mai.